Adesso va di moda parlare di intelligenza artificiale, no? Ma ci dimentichiamo che in realtà l'intelligenza artificiale mangia dati a colazione, nel senso che se non abbiamo dati per allenare l'intelligenza artificiale, gli algoritmi difficilmente riusciranno ad apprendere e a svilupparsi. Quindi tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale è molto bello, ma anche molto di moda del momento. Se non ci occupiamo anche dei dati, perché i dati spesso pensiamo siano numeri e allora siccome l'aritmetica ci sta antipatica, cerchiamo sempre di non pensarci, ma in realtà se non abbiamo i dati sanitari non possiamo sviluppare sistemi di intelligenza artificiale in sanità. Onorevole Rizzo, lei questo lo sa bene, ha, prego il microfono, ha fatto appunto questa risoluzione in Parlamento, ha ascoltato in audizione molte persone, dal Garante a Manton di Agenas, alle università, al Ministero, alla ricerca. Ecco, come sta andando? Ci può dare qualche informazione in più? Intanto grazie agli organizzatori, grazie a questa bellissima cornice in Piazza Venezia. Io devo dire una cosa, la dico subito anche in maniera molto forte. Allora, è vero, i dati sono oro, sono una risorsa importantissima. I dati vanno protetti, in mezzo però c'è la capacità dei dati di produrre salute, di produrre ricerca, di produrre possibilità terapeutiche per chi è all'ultima spiaggia, quindi dietro i dati c'è la possibilità di vita delle persone. Quindi in tutte le audizioni il mio spirito è stato quello di essere, io sono un medico, quindi conosco benissimo dal consenso informato a tutte le metodiche di protezione dei dati sanitari, però da politico ritengo che posizioni arroccate e di estrema difesa sull'utilizzo dei dati non ci fanno bene, non ci fanno bene e lo abbiamo visto col Covid, perché se noi avessimo avuto accesso a quei dati in tempo utile, probabilmente si sarebbero risparmiati centinaia di migliaia di morti. Avremmo colto dei segnali. Certo, avremmo assolutamente colto i nostri uomini di cervello, i nostri cervelli che hanno anche diciamo, la mente degli uomini al loro servizio, avrebbero colto delle deviazioni di sistema come insomma, e ci avrebbero impedito una serie anche di allineamenti posteriori alle cure che hanno determinato, ce lo diciamo molto direttamente, tantissime Che poi in morti. Italia siamo indietro rispetto agli altri paesi europei sulla piattaforma dei dati Sì, sanitari. assolutamente sì, e devo dire che quello che sembra, è sembrata nel 2018 una conquista, l'istituzione del garante per la privacy, e lo è una conquista, perché io non voglio mettere assolutamente in discussione che in alcune tematiche lo è, per altre tematiche però rischiamo l'impeachment, ma l'impeachment quello più bieco. Non quello, Ma sta diciamo. diventando una questione di potere questa cosa dei dati, perché spesso i dati vengono considerati un tesoretto e allora chi ha i dati sembra avere più potere. Temo che in Italia questa cosa stia diventando un problema di potere più che di sostanza. Sì, Io la penso, l'ha detto lei, però io non l'ho l'ho detto per detto io. prima, l'ha detto lei, però io penso che a volte cioè si pensi che alcune posizioni anche gerarchiche debbano essere mantenute e qualunque tipo di discussione, la primogenitura su una discussione viene considerata una forma di come dire, consolidamento della struttura per cui un'opera. Non è così. Non è così, io l'ho detto chiaro durante le audizioni perché c'era una totale simmetria e un totale allineamento
di università, ma addirittura le assicurazioni, addirittura le associazioni di pazienti, addirittura farmindustria, addirittura. Però poi si arriva a parlare col garante e ci si trova davanti, anche rispetto all'applicazione dell'intelligenza artificiale, delle nostre tecnologie avanzate, che il garante ci dice: beh, però adesso dobbiamo capire come l'intelligenza artificiale utilizza questi dati. Questa è scienza, attenzione, perché dire alla tecnologia che, insomma, a parte che è una cosa superata, cioè perché, no, come diceva chi mi ha preceduto, no, basta segnalarsi attivo su una determinata Certo. opinione, che ti arrivano tutte le... Quindi, cioè, no, non si può mettere un freno alla scienza, bisogna comprendere i limiti, no? E i pericoli, ma poi i Va dati trovato il giusto sono equilibrio, il va trovato il giusto giusto equilibrio. Più equilibrio. tardi ci raggiungerà il garante della privacy, sentiremo anche la sua opinione. Però un passetto in avanti in Italia l'abbiamo fatto. C'è stato il decreto pubblicato il 2 marzo che fa un passo avanti sui dati sanitari. Assolutamente sì, devo dire che il governo ha attenzionato questo tipo di problematica. Col decreto, diciamo, noi facciamo un minimo di avanzamento, però l'avanzamento deve essere sempre simmetrico, non asimmetrico, cioè bisogna capire che i dati sono una ricchezza per i nostri pazienti e che tutti gli allineamenti non devono essere frutto di un passaggio governativo, cioè se per ogni piccolo passaggio ci vuole una regolamentazione del Andiamo avanti a sistema, decreti? no, non possiamo, cioè ci siamo già passati col Covid, non va bene così. Quindi secondo me ci dovrebbe essere una discussione con un inizio e con un fine, in cui in mezzo ci deve essere la priorità assoluta della tutela della nostra salute. E guardi, quello che è accaduto sull'intelligenza artificiale, secondo me, applicato alle tecnologie, applicato anche alla piattaforma, lo dirà Agenas tra qualche minuto, è grave che si fermi una piattaforma che ha dentro l'intelligenza artificiale di colloquio con il sistema sanitario, la telemedicina e quant'altro, evocando lo spettro della privacy, perché cioè, lì parliamo di software preformati, compattati, quindi cioè, bisogna capire qual è il fine per cui questa cosa non si vuole fare. Se un fine esclusivamente di garanzia del cittadino, ci sono, lei lo sa più di me, milioni di meccanismi in-out per evitare l'utilizzo, Sì. diciamo, pericoloso dei dati, però è questo l'unico obiettivo, il resto è il mare che va verso la scienza e verso i nostri pazienti. Trovare il giusto equilibrio, trovare il giusto equilibrio tra il diritto alla salute e il diritto alla privacy, però ripeto, non possiamo rimanere così indietro come paese, perché gli altri paesi europei, ad esempio la Francia, è molto più avanti, la Germania, l'Olanda, e posso snocciolare diversi paesi.